Allora, sono tipo le 5:20 di mattina, no? Cioè, fa un freddo, cane, senti la mattina dove vi svegliate che tipo è inverno e toccate qualunque parte del letto, del televisore, del bagno, e ogni parte è fredda, è gelida, fa un freddo. Ecco, sto provando questo perché io questa mattina devo fare delle cose burocratiche, un po' le situazioni da risolvere, però intelligentemente, dopo la Roma, ieri due chiacchiere, qui a destra e a sinistra, si va a letto alle 3, si dorme 2 ore. Io ragazzi sto a pezzi, io sto a pezzi. Bravo Simone! Faccio vedere proprio tutta la mia stanchezza. Comunque, sempre anche da quando mi vedevo le partite della Roma amichevole alle 4:30 di notte e alle 6 dovevo svegliarmi, che finivano alle 6:15, insomma. Vabbè, no, allora parliamo un po' della partita di ieri, andando ad analizzare diverse situazioni capitoline. Partiamo da Olsen, che a Roma è già diventato Orse. No, vabbè, partiamo da Olsen. Ma allora c'è da partire, c'è da partire, sì, insomma, italiano piuttosto corretto, ma insomma nemmeno troppo. Olsen, ragazzi, è stato per lungo tempo criticato, per lunghi tratti criticato. Ieri fa una buona prestazione, 2/3 belle parate, salvano la Roma in occasioni difficili con il Cesc Mosca, che molto spesso va vicino, molto spesso, un paio di volte prova ad andare vicino al vantaggio, continui da fuori, Olsen si fa sempre trovare pronto. Poi bisognerà capire e scindere tra la parata per i fotografi e la bella parata difficile da fare. Qui ci aiuteranno i portieri, quelli che hanno fatto i portieri tanta fiducia, ma così ragazzi, nel senso, gente, ma io ho fatto il portiere con la squadra dei Burcini, quindi per me quella è una parata difficile, per me quella è una parata fa, comunque insomma, sono tre parate abbastanza importanti che ci permettono, scusate se c'è buio, ma qui dietro c'è la ragazza mia che dorme, quindi insomma, se non me mena, anzi se me mena fa bene secondo me, comunque insomma, due belle parate, una su Vlasic, l'altra mi pare su Chalov, se così si pronuncia, me ne ricordo queste due, comunque due grandi parate. Poi, che succede? Succede che la Roma, questo ragazzi è un giorno dopo, come sempre, di Roma Sesca, per parlarne anche abbastanza concretamente, non a caldo come sempre, che non ci si capisce niente. Allora, succede che, questo l'avevo anticipato anche nei video, la Roma soffre inizialmente perché il Cesc Mosca è bravo ad andare a fare il raddoppio. Quindi Dzeko viene praticamente chiuso, c'ha una gabbia intorno composta da tre giocatori, non riesce a muoversi, ha un problema. I giocatori della Roma sono sempre, sottolineo, sempre tenuti coperti, magari in marcatura con dei raddoppi importanti. Non riusciamo appunto a trovare il bandalo della matassa, come tanto piaceva dire quando Taddei toccava il pallone a un FIFA passato, FIFA 9, FIFA 10, non ricordo. Insomma, magari era PES, non ricordo, però comunque era un vecchio. C'avevo una decina d'anni, 11 anni, 12, 13, boh, comunque era abbastanza piccolo. Adesso ne ho 22, sembra che ce ne ho 13. Vabbè, questo è un problema mio. Che succede? A un certo punto, ragazzi, il Cesc Mosca non fa bene su Edin Dzeko. C'è una triangolazione importante. Pellegrini, Florenzi, mi sembra, danno questo pallone a Dzeko. Si perdono Dzeko in marcatura. Addirittura se lo perdono in due, Dzeko va a imbucare e segniamo il gol dell'1-0. Da qui in poi, ragazzi, la partita cambia da così a così. Fra l'altro, ho appena compreso di aver sbagliato in quadratura perché bello, 1080, 60 frame al secondo, bla bla bla. Però se vede il collo sembra che sto a affogare. Però vabbè, raga, ormai il video l'ho fatto. Mi sembra poco elegante. Cambia inquadratura. Comunque, una maglietta nera, quindi insomma, grigia in realtà. Quindi non penso che vi interessi molto il mio abbigliamento più che quello che io sto per dire. Successivamente la Roma che fa, ragazzi? La Roma ha abbastanza campo libero. Il Cesc Mosca inizialmente continua ugualmente a fare pressing alto, a pressare con i raddoppi, non vuole assolutamente uscire dalla gara, perché comunque tenersi un 1-0 e poi provare fino alla fine a pareggiarla sarebbe tanta roba. A un certo punto comunque capisce che qualora non avesse fatto il primo passo, la Roma avrebbe tranquillamente detto: raga, fate voi, cioè, a noi non ci frega niente, siamo qua giusto per, tanto l'1-0 ci basta. E quindi il Cesc Mosca è costretto a fare il passo, rimane a tre dietro, giocano tanto sulle fasce e la Roma comincia a soffrire un pochino sulla sinistra. Perché? Perché spingono tanto, non perché Santon stia facendo una prestazione indegna, anzi, ora ne parliamo di Santon. E quindi il Sharawi è costretto a calare. Qui ho detto anche qualcosa, ne ho parlato ieri nel video. Il Sharawi è costretto a scendere, a smettere di giocare sulla fascia, non può spingere un po' come fa Under dall'altra parte, quindi è limitato ed è costretto appunto ad aiutare Santon, perché con delle varie sovrapposizioni Santon si trova spesso a fare un 2
contro uno. Ora a questo punto però sulla sinistra manca un giocatore che vada in appoggio, manca un giocatore che si allarghi, e questo lo fa un ottimo Lorenzo Pellegrini, che si fa trovare nello stesso tempo sia sulla tre quarti che sulla fascia, correndo parecchio, e questo mi è piaciuto assai. Di là c'è Alessandro Florenzi, un Florenzi che finalmente mi piace, un Florenzi che finalmente mi convince, perché mi dimostra che ok può fare il terzino, ok può difendere, ok può farsi tutta la fascia, ma non è detto che a fondo campo ci arrivi con la lingua alle ginocchia, perché poi questo mi aveva dimostrato molto spesso durante il campionato, arrivava sempre a fondo campo stanco, invece con un paio di tiri dimostra veramente di poter andare vicino al gol con la maglia della Roma. Quindi ieri Florenzi mi è piaciuto, un Florenzi frizzantino, un Florenzi con personalità, un Florenzi con tanta voglia di fare. Finalmente vedo Florenzi. Manolas, ragazzi, Manolas, finalmente rivediamo Manolas. Manolas Fazio è una coppia che serve, deve essere assodata, ragazzi, pronta, fatta e messa lì. Ora ribadisco, ogni tanto puoi cambiare Manolas con Juan Jesus, ogni tanto puoi cambiare Fazio con Marcano, però ragazzi la situazione è quella: o giocano, i titoli devono essere Manolas Fazio, poi se puoi cambiare o giocano Manolas Marcano o giocano Fazio Jesus, ma non esiste che giochino o Juan Jesus e Marcano insieme, oppure Fazio Marcano oppure Manolas Jesus. Già Manolas Jesus forse tra le tre è la situazione un pochino più accettabile. Di là, ragazzi, di là c'è Santon. Ecco, forse dedicherò a lui il titolo di questo video, perché secondo me lo merita, ragazzi. Davidino Santon. Santon che è arrivato a Roma tra lo scetticismo generale, cioè, ma perché abbiamo preso Santon? Che ci devo fare con Santon? Perché Santon? Santon di qua, Santon di là. Fatemi dire, ragazzi, che io penso che Santon piano piano li stia zittando. Ma cazzo, si dice? Pure ieri stiamo facendo stare zitti un po' di persone. Ogni volta che Santon è stato chiamato in causa contro qualunque squadra, no ragazzi, la sveglia a quest'ora, no, poi, cioè, nel senso, basta, è proprio brutta come cosa, non si può vedere. Ogni volta che è stato chiamato in causa, Santon ha sempre fatto bene, ha sempre risposto presente. Ieri per me è proprio l'esempio lampante di come Santon quest'anno stia facendo molto bene. Gioca sulla sinistra, fa molto bene, sia in fase di non possesso sia in fase di possesso, molto spesso si fa vedere in avanti, non è Florenzi, quindi non ha lo stacco in avanti. Però al di là di ciò riesce comunque a fare una buona prestazione. Difensivamente secondo me è impeccabile, addirittura è lui l'uomo in più quando il Sharawi viene in ripiegamento per non farlo sopperire nella sovrapposizione. Quindi insomma a me Santon è piaciuto tanto, ma non solo, perché poi a una manciata di minuti dalla fine il mister Di Francesco decide di inserire Kolarov. Perché? Perché probabilmente vuole dare minutaggio a Kolarov, perché probabilmente dice: se io riuscissi a mettere Kolarov a sinistra, probabilmente se dovessero continuare ad attaccare sulla sinistra non ho più Santon, che comunque di esperienza ne ha, ma nemmeno che Kolarov. Quindi a questo punto vado a spostare Kolarov dall'altra parte e non c'ho più bisogno di sacrificare un giocatore che poi è all'esterno d'attacco come terzino aggiunto. Così ha fatto, così la Roma è riuscita ad uscire da questa situazione. Però al di là di questo, ragazzi, Santon spostato da sinistra a destra fa una dignitosissima partita. Santon, che tra l'altro nasce, se non erro, come terzino destro all'Inter, gioca bene a sinistra, gioca bene a destra, fa una partita pienamente sufficiente. Sono molto contento di questo Davide Santon, che per me in questo momento può tranquillamente fare il titolare a Roma. Veramente, ragazzi, può tranquillamente, ribadisco, fare il titolare a Roma. Nzonzi, tatticamente io lo sto studiando, non riesco a comprendere cosa Nzonzi può dare alla Roma e cosa Nzonzi può fare a questa Roma, come può muoversi con questa Roma. Inizialmente lo vedo come sempre un po' faticare, un po' arrancare, c'è da dire che con Danielino De Rossi vicino il gioco è diverso, lascia a De Rossi il compito di essere quello cattivo, quello sul pallone, quello duro, quello che mette una pezza, e lui insomma si limita a giochicchiare in libertà. Però sinceramente non capisco perché non tira, gli è capitato un paio di volte la possibilità, gli è capitato un paio di volte la possibilità di andare al tiro da fuori, di provarci, però lo vedo sempre piuttosto restio. A me sta cosa un pochino mi dà fastidio, se te capita il pallone lì tu prendi, tiri la botta, butti giù la porta. Io sta cosa sinceramente non la capisco. Ho parlato di Danielino De Rossi, io resto basito che il, ragazzi, noi siamo al 24 di ottobre 2018, ci serve ancora De Rossi. Nell'anno in cui lui parla di poter andare a fare l'allenatore, l'anno prossimo ci serve ancora come il pane De Rossi per vincere una partita. È un obbligo in questo momento Daniele De Rossi nel centrocampo della Roma, è un obbligo. Levare Daniele De Rossi significa perdere tanto.
poi paradossalmente credo sia una delle migliori stagioni fatte a Roma negli ultimi anni di De Rossi, giocatore che dà quantità, giocatore che dà tante garanzie in mezzo al campo, giocatore così ci manca. Mi dispiace perché un Der che fa molto bene si trasforma in Champions League, in Champions gioca bene, gioca meno bene in campionato, vorrei vederlo bene anche in Champions League. C'è da parlare di altri tre giocatori, quindi sbrighiamoci perché ho già superato i 10 minuti e non mi piace parlare così tanto in realtà. Lorenzo Pellegrini, allora, Lorenzo Pellegrini per il momento è una bella scommessa vinta da Di Francesco, giocatore che sulla mediana stava facendo schifo, come mezzala era molto figurina, quindi molto si perdeva per strada. Si arriva al punto in cui Di Francesco lo improvvisa trequartista, un po' poi come fece Spalletti con Perrotta all'improvviso, senza che nessuno si sarebbe potuto immaginare questa situazione. E lì funziona. Funziona perché? Perché è un giocatore che ha delle qualità da mezzala, perché comunque nasce come mezzala, che però impegna la tre quarti e quindi attacca la profondità, ma quindi ritorna e quindi dà costanza e presenza in mezzo al campo e quindi va a fare la sponda e quindi va in appoggio e quindi si allarga a sinistra quando c'è bisogno, si allarga a destra quando c'è bisogno, va a fare il tandem con Dzeko quando c'è bisogno. È un giocatore, un tuttocampista e sinceramente finora, fino a questo momento, è una bella scommessa vinta da Di Francesco. Poi insomma staremo a vedere. L'altro di cui volevo parlare è Edin Dzeko. Edin Dzeko mi dà fastidio perché è un giocatore che potrebbe fare 35 gol in Serie A e potrebbe tranquillamente vincere il titolo di capocannoniere mettendo a serio rischio il record di Gonzalo Higuaín, qualora però avesse quella cattiveria che ha anche in Champions League. Ragazzi, lo dico sempre, in Champions le partite si preparano da sole. E questo è il nostro vero problema. Bene, si preparano da sole. Ok, perfetto, sono contento perché almeno vinciamo. Però non è possibile che in Champions contro il CSKA Mosca o contro il Victoria Pilsen 2 settimane fa, ma anche contro il Real Madrid per qualche tratto di gara. Sei un'ottima squadra, sei una squadra che può mettere in difficoltà tutte, sei una squadra che può arrivare fino in fondo. Poi vai a affrontare la Spal in casa o vai a Bologna, giochi il secondo tempo in casa contro il Chievo e nel primo caso perdi 0-2 con la Spal, nel secondo vai a perdere 2-0 a Bologna, nel terzo ti fai rimontare anzi di 2 gol da una squadra che praticamente, ragazzi, è sotto 0 nei punti di classifica. Io non riesco a capire. È una Roma specchio di Edin Dzeko, è una Roma alla quale serve molta più cattiveria in campo. È una Roma che contro la Spal probabilmente il peggiore in campo era stato Dzeko anche per questo, e contro il CSKA Mosca proprio per questo il migliore è ancora Dzeko. Concludo parlando di Cristante da 5, facciamo da 5, non capisco. Ieri Cristante finalmente è stato inserito come trequartista, sempre detto, però io hanno sempre detto lui gioca fuori ruolo, deve giocare nel suo ruolo, il suo ruolo è quello trequartista, da uomo di incursione. Ieri l'abbiamo visto trequartista per poco tempo, ma è comunque lento, ragazzi, è macchinoso. Ieri Cristante doveva fare quello che legava il centrocampo all'attacco, ci ha messo una vita a comprendere il suo ruolo, lentissimo palla al piede, lentissimo nelle incursioni, tiri veramente, ragazzi, 10 in cene scampi e liberi, ha fatto vedere uno peggio di un altro, ha ucciso un piccione in piccionaia, e poi ha preso un non lo so cos'era, un ragazzo probabilmente in curva lo ha ucciso, ha battuto un UFO, cioè, ragazzi, ha tirato veramente 2 volte lasciando stare, veramente pessimo, ha preso le stelle. Poi lentissimo a centrocampo. Sono fiducioso perché quello mi resta da fare, però spero che Cristante, perché un altro mediano, non va bene, non è il suo ruolo, è fragile, non va bene. Mezzala, però Mezzala poi si trova in contrasto con chi che sia Pellegrini, che sia Pastore, che sia Zonzi, si trova in contrasto, c'è un problema, non è il suo ruolo, non riesce a dialogare con gli attaccanti. Me lo vedo un quarto d'ora, 20 minuti sulla tre quarti con appunto la Roma che è in vantaggio per 3-0, che può tranquillamente passeggiare e dimostrare sprazzi del suo talento, e invece 2 volte mi tira il pallone in culo, e un paio di volte va lento, palla al piede, e un altro paio di volte si cincischi e si perde in cose inutili. Non lo so, cioè, insomma, io vi auguro il meglio per il Cristante, però per il momento non mi sta assolutamente facendo contento. Fatemi sapere comunque la vostra un commento qua sotto. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace, vi è piaciuto, invece un dislike qualora avesse fatto cagare, ma spiegatemi il perché come sempre con un commento qua sotto. Grazie per aver visto questo video, boscialala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ma io ho un sonno, ragazzi. Cioè, io adesso direi che adesso mi vado a dormire. No, ma che mi vado a dormire? Carico il video, poi esco. Ciao, raga.